In occasione della prima giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco durante il Giubileo della Misericordia per giorno 19 novembre, si è celebrata questa domenica presso la Chiesa Madre di Giarre una giornata interamente dedicata all'attenzione nei confronti dei più bisognosi. La mattinata si è divisa in due momenti, il primo di riflessione, dedicato alla preghiera e all'ascolto, e il secondo dedicato alla fratellanza e all'assistenza, in cui ha avuto luogo un pranzo solidale che ha coinvolto numerosi volontari e persone bisognose, creando un momento di condivisione e gioia, come ha sottolineato l'arciprete Don Nino Russo della Chiesa Madre di Giarre, dichiaratosi felice e soddisfatto del richiamo che ha avuto l'iniziativa all'interno della comunità religiosa giarrese. Abbiamo la tensione che il Santo Padre ha verso i poveri, no? Non bisogna solo guardare i potenti, i forti, i capaci, ecco, dobbiamo avere il passo anche degli ultimi, dei poveri, soprattutto per promuoverne la dignità. E allora c'è stata una grande risposta a questa iniziativa del Papa che tra le grandi giornate mondiali, quella della pace, quella del creato, ha voluto si inserisse proprio questa giornata mondiale del povero. Abbiamo accolto anche noi questo invito e a quanti sono assistiti dalla Caritas parrocchiale, dalla Casa Viviana Nisi della Speranza, eccetera, tutti quelli che insomma conosciamo e che assistiamo in vario modo, sia a livello di genere di prima necessità, ma sia anche in centri di ascolto. Abbiamo voluto dare l'opportunità di condividere i due momenti, quello eucaristico che fa di noi tutti figli di Dio, quello della fraternità con un pranzo che hanno offerto praticamente tutti coloro che sono venuti a conoscenza dell'iniziativa, hanno voluto offrire chi una cosa, chi un'altra cosa, quindi è un pranzo veramente della carità, dove nulla è comprato ma è tutto donato, e questo ci rende particolarmente felici.